31 dicembre 1880. Nasce George Catlett Marshall, ufficiale statista dell'esercito americano. Come capo di Stato Maggiore dell'esercito degli States, diresse le operazioni durante la Seconda Guerra Mondiale. Segretario di Stato sotto la presidenza Truman, Marshall propose un programma d'aiuti ai paesi europei nell'immediato dopoguerra per rilanciarne le economie e stabilizzarne le istituzioni politiche. L'idea di un piano europeo di investimenti, finanziato dagli Stati Uniti, fu autorizzata dal Congresso come European Recovery Program, 13 miliardi di dollari in sovvenzioni e prestiti nell'arco di 4 anni destinati a 17 paesi, a condizione che la responsabilità e l'amministrazione degli aiuti venisse affidata a un vertice tutto americano. La proposta, condivisa già dal Regno Unito, venne positivamente accolta dalla Francia, che chiese di estendere gli incontri preparatori all'Unione Sovietica. Ma Stalin rifiutò di partecipare al negoziato, obbligando anche tutti i paesi del blocco comunista a fare altrettanto. Marshall, insignito del premio Nobel per la pace nel 1953, morì a Washington 6 anni dopo.